Applicando per tutti i successi non conseguiti oggi. Castelfrentano, ancora un errore nella data, il 26 giugno 1993. Gian Cristoforo, Nadini, Nicolosi, Ruff, Di Battista. Il mio compito finisce qui e mi congratulo veramente con i vincitori. Buonasera. Risolviamo il problema delle date. Adesso passiamo alla premiazione delle poesie segnalate. Quindi inviterei sul palco l'autore della poesia che chiamo e nello stesso tempo invito sul palco il presidente dell'Associazione Prologo di Castelfrentano, l'insegnante Giuseppe Di Battista, per la consegna dei diplomi di partecipazione. Dopodiché i primi tre premi verranno premiati successivamente. Chiamo l'autore della poesia, Niena Gocce, di Assetta Pietro, di Brecciarola di Chieti. Evidentemente è andato via. Siamo alla seconda, allora. Bosnia 1993, di Aldo Aimola, di Guardie Grele. Allora premiamo il maestro almeno, eccolo qua. Bosnia 1993 di Aldo Aimola di Guardie Grele. Grazie. Altra poesia è La Bande del Beato Corbi Antonio di Sulmona. Stommen di Camillo Coccione di Poggio Fiorito. Anna Fendecel di Arturo Ursitti di Opi in provincia dell'Aquila. La Rubiel di Bellante Teodorico di Città Sant'Angelo. Bellante Teodorico di Città Sant'Angelo. Ricordo che queste poesie, questi poeti hanno avuto una particolare menzione da parte della giuria. Ancora Lo Ponte dello Fuore di Nicola Antonio Corrado di Chieti. Studialette di Stefano De Santis, Imeso Strack, Notturne di Nicola Fosco di Mozzagrogna, Temporale d'estate di Natale Marino di Chieti, L'Utemb Gnarevot di Rosato Paolo di Pescara, La Mente d'Emigrante di Susi Luigi di Trasacco, L'Aquila, e infine La Sete di Michele Ursini di Chieti. Ricordo, queste sono le poesie che sono state segnalate con menzione particolare da parte dell'apposita giuria. Adesso invece inviterei sul palco, per la consegna del primo, secondo e terzo premio, il Presidente del Consiglio regionale Commendator Mario Pennetta, l'onorevole professor Giovanni Polidoro, il sindaco di Castelfrentano, dottor Pietro Febbo, ed inoltre il presidente della Cassa Rurale ed Artigiana di Lanciano, il signor Guerino Caporale.
Allora, ricordo che il terzo premio è andato alla poesia Candate da una notte senza luna di Cosimo Savastano di Castel di Sangro, invito il poeta a salire sul palco, a cui va un premio di lire 300.000 offerta dalla Cassa Rurale Artigiana di Lanciano e una medaglia d'argento offerta dall'amministrazione comunale di Castelfrentano. Secondo premio va alla poesia Restroppola Assulata di Mario D'Arcangelo di Casalingondrada di Chieti, qui va un premio in denaro di lire 500.000 offerta dalla Cassa Rurale Artigiana di Lanciano più una medaglia d'argento offerta dall'amministrazione comunale di Castelfrentano. Adesso il vincitore della serata è Giuseppe Rosato di Lanciano, con la poesia Addormento sogno. Professore, io gradirei questa medaglia venisse consegnata da un nostro spettatore, forse uno che rappresenta questo paese nell'immagine della sofferenza, dell'emarginazione. Vorrei che la medaglia d'oro venisse consegnata giù, perché sì, purtroppo non può venire su, da Umberto Bucci. Così, cari amici, questa bellissima serata con musica e poesia è terminata. Io, a quanto è stato detto parecchio, voglio aggiungere solamente alcuni ringraziamenti. Voglio ringraziare i miei collaboratori, questi giovani della Prologo, dell'Associazione Prologo, che si sono prodigati, che mi hanno dato veramente un grande aiuto, si può dire che hanno fatto quasi tutto loro, e quindi li ringrazio e faccio tanti auguri, perché devono loro continuare. Noi forse è ora di andare in pensione anche da queste cose, oltre che dalla nostra professione. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio perché ci avete seguito fino alla fine con tanta pazienza, ringrazio di nuovo i poeti d'Abruzzo che vediamo ogni anno attorno a noi, e auguro loro tanti successi. Chi non ha potuto raggiungere le vette più eccelse in questa edizione, probabilmente, senz'altro, potrà farlo nelle edizioni successive. Devo ringraziare queste leggiadre ragazze che hanno lietato la serata e ci hanno dato una mano e un applauso di incoraggiamento, perché con la tarda, venite. Ecco. Carla Di Fazio, Adele Abbonizio, Laura Di Giacomo,
E a venerdì. Va bene, allora tanti auguri a tutti, buon divertimento nel prosieguo delle feste a Castelfrendano. Voi sapete che nella prossima settimana cominceranno le feste dell'agosto castellino, vi sono diverse iniziative, ecco, seguiamole tutte e stiamo insieme, impariamo a riscoprire la gioia dello stare insieme e queste manifestazioni ce ne offrono le occasioni. Grazie a tutti e buonasera. Volevo semplicemente invitare il Sor Giuseppe Rosato, se può venire almeno a ripetere la poesia vincitrice. È stato richiesto. Se può ripetere la poesia che vince. Devo rileggere. Addormetevi, sun, siete stati in me per tanto tempo, notte e giorno, ma avete visto accresce e io sono cresciuta. La mattina ci stè, uno di voi a risvegliarmi e un'altra mi aspettate in entrare un letto ogni sera per dirmi domani, quanta cosa. E poi domani è venuta e se ne ite. Io non me ne sono accorta quando è stata e voi avete essere stracche e cise le sonne e le fatiche, stracche perché ogni fatica segnava ogni volta ruvente. Mo addormente per sonno, te fa la neve, io mi metto in bacio alla vetra a vedere niente, tutte stu bianche non mi fa pare che ha già calato la notte. Dormete sonno, che non vale svegli. Grazie ancora a tutti. Thank you.
eccellenza, il canto d'Amoruso. E lo vorrei dedicare, oltre che a tutti voi, all'amico Umberto. Va bene? Io so che tu ci ascolti per radio e quindi te ne siamo grati. Vola, vola, vola. Poetica della cultura tradizionale del nostro Abruzzo. E nella speranza di risentirci ancora qualche altro anno, l'augurio nostro mentre vi salutiamo è quello che non venga abbandonata la poesia, che non venga abbandonato il nostro carissimo folklore, che è tutto dire per il nostro Abruzzo. Noi vi salutiamo caramente con l'augurio di tanta felicità nella vita, tanta prosperità, soprattutto tanto amore, tanta pace nei vostri cuori. Grazie e buonanotte. Thank you.
Grazie.